Bentornati in questo nuovo vlog in cui andiamo in montagna a fare un'esperienza di sopravvivenza in mezzo ai monti. Colazione. Indovinate un po' chi manca. Io peso solo la vodka. 3 euro. Tipo. La Zernograd. Partiti. Bjorn. Uccidi. È l'ora del riposito. Guarda i denti nuovi di Bjorn, quello lì. Susi. No, bello. Vabbè, puoi proprio tagliarmi già da subito. Ma non ci sono, cazzo, non mi piace fare il vlog della montagna. Già stanco. È là che dobbiamo arrivare. Io sì, c'è Bjorn. L'anno pulitore. Faccio qua su. Faccio l'anno ventosa sul vetro. Primo problema. È chiuso. Ci hanno chiuso. Siamo arrivati al campo base. Siamo ufficialmente partiti. Vloggami, vloggami. Importante è arrivare prima dell'imbrunire. Come va, Ozzy? Vai a fare in culo. Succede. Frodo, metti l'anello sul fittone. Siamo in attesa di Lucky. Perché, bro? Cosa sta facendo? Osa, ma perché fai fuori pista? Non è l'ideale. Non bene come scelta, Osa. Non so se c'è, ci dovrebbe essere un cartello. L'unico in forma è il piccolo Bjorn. Ozzy, un commento. C'è da non sentivo più il braccio. È un infarto. No, è il cazzo di laccio qua. Vieni, Bjorn. Vieni qua, Bjorn. Hermy dice che questo è il nostro primo canalone. Questo è un cagnolone, che palloni! È come se avessi un presentimento, Ozzy. No, dai. Siamo arrivati al secondo canalone. La pandarina della sua. Dio, Hermi. Che se vai un po' più avanti vengo su. Il cane lo porto. Com'è la situa? Siamo arrivati a un momento di stallo. Ci stiamo domandando se vale la pena continuare, viste le troppe variabili. Ozzy sta sondando il terreno, ma qua... un precipizio che non ci convince a pieno. O si va giù di allora, là l'unica, e si sale, però giù. In teoria è là dietro. Siamo a 1420, mi arriva da 1800. Io voto per scendere. La neve è finita. Bjorn! Ehi! Ecco, fai venire giù una slavina. Abbiamo deciso di tornare sui nostri passi. La strada era troppo impervia. A scendere è tutto un altro living. Qua male, eh? Vai, Ozzy! No, l'abbiamo preso in diretta. Poi fondo... è sempre tutto bip, frondo il trucciolevole. Sì, hai cacciato un bestemmione che era molto molto. Non è frana, è friabile. Cos'è accaduto, Nick? Hai rischiato. La moneta me la tengo. Sì, sì. Adesso. Vabbè, ma ti aspettiamo, Nick. E speriamo l'abbia perso proprio lassù. Era bello se adesso si gira e se l'ha piantata nel corpo. Intanto guardiamo un po' di azioni. No! Attenzione, c'è la svolta. Lì parcheggiate la macchina. È successo, Lucky? Ho messo le paglie in tasca. Beh, pressione, bisogna mettere. Nuova avventura. Non prende più il telefono. E siamo all'imbrunire. A destra o a sinistra? Allora è di qua. Noi dobbiamo andare pianista, hai detto. Bella view. Nick, com'è? Così. Andiamo sulla ruota. Questa è una salita parecchio intensa. Le mie gambe sono arrivate. Ma non noi. Porca troia. Forse questo. Però si sentono dei rumori dentro. No, pensa che questo è un acquedotto, tipo. Vedo uno spiazzo. Là. Gli altri sono indietro. Non so dove siano. Sto morendo. È proprio un cazzo di miraggio. Ah! Pare che nel nostro rifugio non saremo soli. Quindi aspetto gli altri che sono indietro. E intanto mangio un po' di neve. Dai, Susi. E invece mi sa che siamo soli. Non vedo luci. È chiuso. Ma è top! Non c'era luce. Aspetta. Però di qua. Che sta c'è? Si dorme sui tavoli. Stufa ce l'abbiamo. Spettacolo. Ozzy! Vieni un po' più avanti. C'è la griglia qua, Nick. Spettacolo! Lucky, com'è andata? La prossima volta non penso su niente, voglio morire. Sta facendo i riccioli per accendere prima il fuoco. Osa intanto cucina le calze. Bjorn è l'unico che si sente a suo agio. Qua abbiamo appeso le scarpe. E questa è la nostra abitazione. Ma prendici la neve. Non è da cucinabile. La neve. Fai vedere le scarpe. Belle le ciabatte nuove. Sul modello. Quella Madonna, bella. Guarda che bello. Volevo una picture. Questo dopo ci facciamo un bel tè con la vodka. Sono le 5 quasi e siamo sopravvissuti. Però ci siamo svegliati perché c'era freddo. Fuori sta nevicando. No. Molto duro il tavolo, il dormire su un pezzo di legno. Però abbiamo dormito. Ozzy, com'è andata la tua notte? Bene, infatti non ho usato il soccapino.
Cioè, e poi avevi lo zaino pesante senza sacco a pelo. Pensa se avevo sacco a pelo. Cioè, che... quanto ho dormito? Ho preso massimo 15 minuti. C'è il fuoco acceso, però. E siamo vivi. Ciao, Bjarni. Sta nevicando. Bello, però. Non c'è niente intorno. Guten Morgen, guten Morgen. Ciao. Ciao, cagnoloni. Sì. Stiamo preparando per la discesa. Ci abbiamo i dentini anche. E continua a nevicare. Bello, pronto. Hai scritto nel diario di Baita? Certo che ho scritto nel diario di Baita. Vuoi leggerlo? È qua. Tieni. Abbiamo abbandonato il bivacco e ci troviamo nel bosco. In discesa è decisamente un altro livello. Sta nevicando a chiodo. Momento delle foto. Complimenti signori, siamo arrivati a destinazione. Fai un focus sulla vettura. Pare che Bjorn non voglia farsi prendere. Su! È stato preso, povero Bjorn. Come hai fatto a catturarlo? E avevo proprio lui con la ciabatta da samurai, che ogni tanto sganciava ma arrivava proprio a un centimetro. Vorrei fare le impronte dei miei piedi qua. Una figa con un 47 largo così, no?